Prima lo elimina dalla Coppa, poi lo stoppa in campionato. In 5 giorni il Foggia frena la corsa di un Catanzaro schiacciasassi che prima di arrivare allo Zaccheria aveva una media di quasi 3 gol a partita, ma che è restato a secco proprio nei 180 minuti contro i rossoneri che, a dirla tutta, hanno pure sfiorato l'impresona, invalidata dal signor Giordano che a tempo ormai scaduto ha annullato un gol regolarissimo al Foggia. Meriti ascrivibili a Gallo, l'allenatore dei rossoneri imbriglia l'armata giallorossa, mischia le carte anche a causa delle assenze. In mezzo al campo c'è Legna con il ripescato Hojer e Cervello con le intuizioni di Schenetti. In prima linea decide di non dare riferimenti formando l'inedito tandem Dursi per Alta. Vivarini si affida ai suoi uomini migliori con Sunas inizialmente in panca. La cronaca: nel deserto dello Zaccheria il primo squillo prova a farlo Biasci, al 7° Nobile para senza problemi. 3 minuti più tardi per Alta dialoga con Dursi, quest'ultimo mette in mezzo prima che Schenetti provi la battuta a rete rimpallata da un difensore. Sugli sviluppi della rimessa, il tiro cross di Dursi non trova nessuno pronto alla deviazione in rete. Proteste calabresi al 36esimo. Sulla conclusione di Bombaggi, gli ospiti chiedono un rigore per un tocco con il braccio di Schenetti. L'arbitro lascia correre. Al 39esimo, tentativo di Van de Putte. Per Nobile, nessun grattacapo. Prima dell'intervallo mischia furibonda nell'area di rigore del Foggia, la conclusione arriva a Scognamillo che d'esterno spedisce fuori dallo specchio. In avvio di ripresa il Foggia costruisce un'occasione da gol colossale, giocata di Peralta e Cioccolatino per Garattoni, il terzino fallisce un rigore in movimento calciando sopra la traversa Fulignati, battuto. Al 52esimo giocata dell'ispirato Schenetti che ci prova con un destro però impreciso, pallone abbondantemente fuori dallo specchio. A quel punto prova a premere la capolista. Sugli sviluppi di un angolo al 54esimo Iemmello di testa costringe Nobile alla prodezza. Nuovo angolo e questa volta è Bombaggi, impreciso nella sua incornata. Al minuto 58 sinistro da fuori di Van de Putte, palla lontano dal palo alla sinistra di Nobile. Il portiere del Foggia sale in cattedra al 64esimo, prima neutralizza la conclusione ravvicinata del subentrato Cazzeris, poi sulla respinta si oppone al colpo di testa di Van de Putte. 67esimo, nuovo corner per gli ospiti e tentativo di controbalzo di Scognamillo che spedisce in curva. Al 77esimo si rivede il Foggia, Peterman, subentrato a Schenetti pochi secondi prima, disegna una parabola velenosa col sinistro che per poco non sorprende Fulignati. 2 minuti dopo, occasione ancora per Garattoni che su pennellata di Costa di testa manda fuori. All'89esimo trema però il Foggia, cross dalla sinistra, Curcio, che ha preso nel frattempo il posto di Biasci, trova Costa pronto ad immolarsi e a salvare. Al 91esimo l'episodio che avrebbe scritto l'impresa. Sul traversone di Costa Fulignati sbaglia la presa, Frigerio deposita in rete ma l'arbitro, e solo lui, vede un fallo che non c'è, rendendo inutile la successiva conclusione a rete del centrocampista rossonero. Poi, dopo 4 minuti di recupero, lo stesso direttore di gara, stoppando un contropiede a campo aperto dei rossoneri, decreta la fine delle ostilità, col Foggia che conquista un più che meritato punto e la capolista che manca l'allungo sul Crotone, restando a secco per la prima volta in campionato.